una giornata a Venezia per scoprirne le bellezze. Dall'isola di San Giorgio alla stazione marittima per conoscere i segreti delle navi da crociera e poi un ritorno con festa di giochi d'acqua. Tutto organizzato per Sammy Basso, il ragazzo di Tezze sul Brenta, affetto da progeria, la malattia che causa l'invecchiamento precoce, e i suoi genitori. È stato forte, io ho fatto tanto male. È stato veramente bello vedere Venezia da un altro punto di vista. Venezia è sempre Venezia, è stupenda, comunque, però no, è veramente interessante. È stata una bella sorpresa quando ce l'hanno proposta e noi abbiamo subito accettato perché Venezia è meravigliosa, dunque è un'occasione da non perdere. La staffetta, con lo scopo di raccogliere fondi, è stata organizzata dall'associazione Amici del Porto e della Laguna. La progeria si chiama invecchiamento precoce, è una malattia genetica rarissima, però bisogna ovviamente studiarla perché la ricerca non aiuta solo i pochi casi di progeria, ma aiuta tutto il mondo, perché se non è chiamato precoce le cose sono molto collegate. In tutto il mondo ci sono circa 70 casi di persone affette da questa sindrome, 5 in Italia. Lo scopo è quello di raccogliere fondi, ma soprattutto far conoscere alla più persone possibile questa malattia, che è molto rara, poco conosciuta. Poi un salto sulle spalle di papà alla scoperta di nuove avventure.